E ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi vediamo un programma per la gestione dei file PDF, molto utile per quando abbiamo la necessità di modificare, convertire, condividere questi tipi di documenti. PDFelement.it è il sito dove andrò a scaricare il prodotto. Quest'ultimo è della Wondershare, ma questo portale italiano ci consente di semplificare il lavoro da svolgere su PDF Element grazie alle comode istruzioni fornite. Il software è disponibile anche per macOS, ma in questo caso vi mostrerò tutto solo sul sistema Windows, intanto le funzioni sono le medesime. Allora, prima di iniziare con l'installazione, vi mostro le funzionalità principali. Modifica, aggiunge e cancella testo e immagini del PDF. Annota o evidenzia il testo tramite linee, evidenziatori o simboli. Trasforma PDF scannerizzati in documenti digitalizzati, ovvero gli OCR. Unisce più file e divide in più pagine. Crea, compila moduli PDF interattivi ed estrae dati da essi. Inserisce, rimuove, ridimensiona o aggiunge pagine al PDF. Importa e inserisce immagini nel file PDF. Consente di inserire la firma digitale o autografa nel PDF. Converte PDF in Word, Excel, PowerPoint, immagini come JPG o PNG, eccetera. Supporta PDF creati con ogni programma, incluso Acrobat. Bene, dette queste cose, passiamo al setup e poi analizziamo l'interfaccia. A prima vista noterete che la grafica prende le sembianze dei programmi della suite Office di Microsoft. Infatti, per chi ha familiarità con Word, Excel, PowerPoint, Access e compagnia bella, ci lavorerete più velocemente. Inoltre, questa interfaccia Ribbon si eguaglia a quella del sistema operativo, permettendo di avere un ambiente grafico unificato ed universale. Allora, qui abbiamo la home formata da tiles per raggruppare varie utilità, come la scheda recenti per poter aprire velocemente l'ultimo file modificato, la tile modifica che consente di aggiungere, cancellare, tagliare, copiare, incollare e tanto altro, la creazione di PDF partendo da documenti Office, da semplici immagini o da altri formati di file. Poi abbiamo la conversione per trasformare questi PDF in altre estensioni, la tile dedicata all'unione di più documenti. I modelli di PDF per avere già una determinata struttura della pagina impostata, ed infine l'elaborazione in blocco che consente essenzialmente di estrarre i dati da più documenti PDF. Proviamo ad aprire un PDF, in questo caso le diapositive relative al corso di Wikipedia che ho trattato recentemente sul canale. Analizziamo la barra degli strumenti partendo dalla prima scheda, ovvero Home. Innanzitutto, c'è una sezione che è presente nel resto delle altre schede, quindi la spiegherò solo una volta. I tasti di questa sezione permettono di selezionare testo ed immagini, esplorare liberamente il documento con il cursore a manina ed infine lo strumento per la modifica, sempre per testo e immagini. Passiamo alle successive sezioni. Qui possiamo aprire nuovi PDF dall'Explorer File o dalla finestra dello scanner. Possiamo inoltre unire più documenti. Possiamo impostare la grandezza di visualizzazione, scorrere fra le varie pagine, effettuare un salvataggio della schermata e aggiungere dei segnalibri. Inoltre, comodissima funzione direi, è il pulsante ricerca che ci consente di trovare una determinata parola o frase, così non staremo nel tempo a ricercarla all'interno del documento. Passiamo ora alla seconda scheda, Visualizza. Da qui abbiamo una scorciatoia diretta per i tasti di visualizzazione visti prima, come ingrandire le pagine, spostarsi fra di esse oppure mostrarle a schermo intero. Ci sono anche diversi tipi di visualizzazioni del file stesso, come il modo continuo e lo scorrimento abilitato, la visualizzazione di ogni pagina alla volta, la visualizzazione a pagine affiancate, quella sempre a pagine affiancate con scorrimento continuo abilitato. Insomma, ci sono molteplici modi per guardare il PDF. Andiamo nella scheda Converti.
Qui prima di tutto è presente la funzionalità OCR. Per chi non lo sapesse, l'acronimo di riconoscimento ottico dei caratteri. In pratica analizza, permettendo poi di fare modifiche, un testo contenuto nei PDF scannerizzati. Abbiamo poi l'ottimizza PDF, permettendo di risparmiare spazio sulle memorie di salvataggio. Alla fine ci sono diversi tipi di conversione in base al file d'uscita desiderato, come un documento Word, Excel, PowerPoint. Naturalmente menziono questi programmi come esempio per farvi capire quali tipi di estensioni di output sono supportate. Possiamo anche trasformare il PDF in un'immagine, quindi un JPG, PNG, GIF, eccetera, oppure un semplice testo. Andiamo avanti però, la conversione può essere fatta anche per avere un file pub, HTML, RTF e l'altro non ho capito bene in cosa trasforma, nel messaggio a fumetto compare come estensione la lettera A. Comunque andiamo di nuovo avanti ed adesso è il momento della scheda modifica. Qui essenzialmente possiamo aggiungere immagini, testi e collegamenti web. Successivamente possiamo ridimensionare i margini delle pagine, poi l'aggiunta della filigrana, che ricordo con la versione di prova non è possibile rimuovere quella di sistema. Poi abbiamo la gestione dello sfondo, dove possiamo aggiungerlo o rimuoverlo. Abbiamo l'aggiunta dell'intestazione a piedi pagine e poi la numerazione Bates, che serve ad individuare in modo univoco ogni pagina di una serie di documenti tramite l'assegnazione di una serie di numeri incrementali. Quando poi attiviamo questi pulsanti, come quello che fa aggiungere il testo, saranno selezionabili anche le opzioni di modalità riga e modalità paragrafo. Andiamo nella scheda annotazione. Come primi pulsanti troviamo quelli dedicati alla grafica del testo, delle parole, come l'evidenziatore, la barra, il sottolineato lineare, il sottolineato ondulare e l'accento circonflesso. Poi possiamo aggiungere varie forme, dai più basilari come il rettangolo e il cerchio a quelli più particolari come la freccia e le linee collegate. Abbiamo poi una matita e la sua relativa gomma, poi possiamo inserire una nota, una riga di testo, una casella di testo e l'evidenziazione di un'area specifica del documento. Qui ci sono due pulsanti interessanti che consentono di aggiungere o addirittura creare un timbro molto utile se si lavora su documenti lavorativi. Poi abbiamo un altro pulsante che ci consente di allegare un file all'interno del PDF e poi quello che ci consente di nascondere le annotazioni presenti sempre nel PDF. Prima di passare alla scheda pagine, vi volevo far notare i fumetti che compaiono ad ogni sosta del puntatore. Sono completi, ci spiegano nella maniera più trasparente che azioni intraprendono questi vari pulsanti. Ogni volta vedo che specifica che l'azione ricade sul PDF, è scontato, ma qui mi sono piaciuti proprio perché sono stati prudenti. Comunque, passiamo a quest'altra scheda. Possiamo avere una panoramica completa del documento, in modo da spostarci velocemente fra le pagine. Il primo pulsante consente di riquadrare la pagina selezionata. Poi possiamo estrarle, ci sono degli appositi filtri come possiamo personalizzare meglio la richiesta. Poi l'inserimento di una pagina vuota o da un PDF esterno, la divisione e poi la sostituzione per cambiare l'ordinamento delle pagine. Infine possiamo impostare delle etichette con i relativi comandi per controllarle. Moduli. Questa scheda è preferibilmente utilizzabile per i documenti OCR. Da qui, se clicchiamo su estrazione dati, possiamo scaricare il plugin apposito per consentire la funzione di estrazione. Più a destra abbiamo i pulsanti di aggiunta, come quello del testo, della firma, del pulsante, dell'elenco, eccetera. E poi abbiamo altri comandi, come la cancellazione dei dati dai campi, oppure l'importa e l'esporta sempre dei dati. Rechiamoci ora sulla scheda proteggi. Qui possiamo applicare una password in modo da nascondere tutti i contenuti del documento. Poi abbiamo i pulsanti dedicati alla firma, come l'aggiunta di quest'ultima e la creazione di un campo dove poterla applicare. Sulla penultima scheda abbiamo la possibilità di condividere il documento tramite mail e di Cloud, Dropbox e Google Drive. Per le mail si aprirà l'applicativo di sistema. Invece per i cloud sarà aperta la pagina in questione nel browser predefinito.
Infine la scheda aiuto, che ci consente di dare uno sguardo sulla pagina community, vedere video tutorial sul canale YouTube e la pagina dedicata alla procedura passo passo per utilizzare al meglio questo applicativo. Inoltre potremo controllare la presenza di nuovi aggiornamenti e vedere le info del programma. Analizzate le schede, vi faccio notare che in alto a sinistra possiamo personalizzare anche le azioni rapide, come accade sulla famiglia Office. Vi mostro brevemente la scheda File, che finora non l'abbiamo menzionata, in pratica racchiude le stesse funzioni raccolte nelle altre schede. Se volete registrare la licenza per poter usufruire di tutte le funzionalità, potete cliccare sui due pulsanti presenti in cima a destra. In uno farà eseguire l'accesso, nell'altro manderà la pagina del prodotto per l'acquisto. Ora facciamo qualche esempio concreto per applicare queste funzionalità. Bene, per questo video è tutto, spero che possa essere stato utile. Non scordatevi di mettere un mi piace ed un commento per il supporto, naturalmente è pieno di questi tipi di programmi, però questo che ho spiegato oggi è sicuramente uno dei migliori, è una valida alternativa all'Acrobat di Adobe. Noi ci vediamo ad un prossimo video.